È naturale che i dati che arrivano dall'OCSE e PISA preoccupino chi ha responsabilità di governo. È altrettanto vero che i quindicenni italiani non stanno male come quei dati ci fanno intendere. Tuttavia, quello che noi dobbiamo fare come risposta è un investimento serio sull'istruzione, ancora più serio sulla formazione degli insegnanti, perché lì il vulnus che per troppi anni è stato lasciato a se stesso e che invece anche attraverso l'azione di questo governo noi vogliamo provare a risolvere. Le competenze dei ragazzi crescono nel momento in cui i loro insegnanti sono formati a quelle che sono le nuove sfide del tempo che viviamo.